come milioni di altri ebrei, morì, come si sa, in un campo di concentramento. E il suo diario venne fortunosamente ritrovato nell'alloggio segreto al 263 di Prinsengracht da un'amica di famiglia. Si chiamava Mip Gis ed è morta recentemente, pensate, all'età di 100 anni. Fu lei a consegnare alla fine della guerra il diario al padre di Anna Frank, Otto Frank, l'unico sopravvissuto della famiglia, che ne curerà poi la pubblicazione nel 1947. Negli anni a venire il diario di Anna Frank diventerà uno dei libri più letti al mondo. Pensate che perdita se invece questo racconto così emblematico delle atrocità della guerra fosse andato smarrito. Ora, per scongiurare che eventualità simili si verifichino, da diversi anni in Italia esiste proprio un vero archivio che si occupa di raccogliere i diari proprio come quello di Anna Frank. È l'archivio diaristico nazionale che si trova a Pieve Santo Stefano. Questo piccolo comune al confine tra Toscana, Lazio e Umbria ormai è stato da qualche anno ribattezzato la città del diario. Qui infatti vengono conservati migliaia di diari scritti da gente comune. Si tratta di una vera e propria memoria collettiva ordinata e catalogata, e noi siamo andati a curiosare per capire come funziona l'archivio e qual è il suo scopo. Nella piccola cittadina toscana di Pieve Santo Stefano, famosa per essere diventata nel 1984 la città del diario, grazie all'idea geniale del giornalista e scrittore Saverio Tutino, sono conservati ben 6.000 documenti tra diari, memorie e autobiografie scritte da gente comune. Dopo 25 anni, grazie al lavoro dei volontari dell'archivio diaristico, tutto questo materiale è stato schedato e inserito in un database. In tal modo è possibile sapere quanti diari parlano di immigrazione, quanti di guerra o di vita quotidiana. Care persone, fatene tesoro di questo lenzuolo, che c'è un po' della vita mia e mio marito. Clelia Marchi arrivò con questo lenzuolo a due piazze, fitto fitto ad una scrittura rotonda e un po' insicura, a Pieve Santo Stefano, un giorno d'inverno del 1986. Le storie di Clelia Marchi sono vere, sono memorie preziose di una civiltà, quella contadina, abitualmente avara di testimonianze. Sono le storie di emigrazione, sono le storie della guerra, sono le storie d'amore. Ci sono delle lettere di una contessa che nell'Ottocento scrive a un suo amante, un bersagliere, scrivendo per orizzontale, per verticale, e sono dei messaggi d'amore di una grande intensità. Il testo più rappresentativo è il testo di Vincenzo Rabito. È un casellante e ha 65 anni. Vede in casa una macchina da scrivere e incomincia a battere su questi tasti. Non sa bene le regole dello scrivere a macchina e quindi scrive su tutta la pagina. Tra una parola e l'altra c'era una distinzione e batte un punto e virgola o una virgola. È però un racconto eccezionale. Tanti altri esempi potremmo fare. Per esempio, dei fogliettini che un giovane di 18 anni, Orlando i Posti, che faceva parte della resistenza in quel periodo dell'occupazione dei nazisti a Roma, viene poi preso, portato nel carcere di Via Tasso, e questi fogliettini che lui scrive per comunicare con la madre e con l'amata Marcella li mette dentro i colli della camicia. Le camicie venivano date ai familiari, dai tedeschi, per essere lavati. E poi sappiamo che poco dopo Orlando i Posti sarà tra gli uccisi alle Fosse Ardeatine. Storie anche di disagio. È quello che ci ha lasciato Ida Nencioni. Era stata ricoverata in un ospedale psichiatrico. Ci ha parlato della sua vita sui fogliettini di un calendario, quei calendari che si strappano ogni giorno. Gran parte di questi diari, che arrivano entro il 15 gennaio di ogni anno, possono partecipare poi al premio Pieve Santo Stefano, e a settembre c'è tre giorni di premiazione dei vincitori.
Luoghi come l'archivio di Pieve Santo Stefano sono importanti per tramandare un immenso patrimonio di piccoli e grandi avvenimenti che altrimenti finirebbero nel dimenticatoio.